17 marzo 2021, 160 anni di Unità d'Italia. Quando per la prima volta sulla Gazzetta Ufficiale questo nome apparse col senso politico del nuovo Stato che subentrava alle realtà preunitarie, per noi il Granducato di Toscana. Questa data però non è solo per gli storici, questa data è di tutti noi, cittadini italiani, cittadini toscani. Ed è di noi toscani che questa storia abbiamo contribuito a farla da protagonisti, con la civiltà del primo paese al mondo ad abolire la pena di morte, con l'opera di Dante, Brunelleschi, Galileo, Michelangelo, Machiavelli, Leonardo, Antonio Meucci e Giacomo Puccini e gli altri talenti che ci hanno regalato bellezza e sapere. Con i ragazzi universitari che nel 1848 partirono volontari a Curtatone e Montanara con il loro Lorenzini, Carlo, il padre di Pinocchio, con gli uomini che nella Resistenza seppero dare il loro contributo, soprattutto quei giovani che lasciarono la vita là sulle colline e sulle montagne dove si combatteva la dittatura fascista. Con gli uomini e le donne che sotto il fascismo persero la vita, come i fratelli Rosselli, per difendere la democrazia redigendo una Costituzione unica per principi di libertà, diritti, solidarietà. C'erano giovani toscani come Piero Calamandrei e Giorgio La Pira, protagonisti di quel testo portato come esempio. C'era Sandro Pertini fra le macerie di una Firenze e di una Toscana che si liberavano nell'agosto del 1944. Una storia lunga che ha sempre guardato avanti, oltre le macerie della Seconda Guerra Mondiale, per una laboriosa ricostruzione. Oltre il fango dell'alluvione del 1966, con l'aiuto di tanti ragazzi da tutto il mondo, che da quel momento furono chiamati gli angeli del fango. Ricordate Ted Kennedy e il suo racconto qualche anno dopo. Oltre le bombe del terrorismo e della mafia, sempre siamo ripartiti con coraggio, con speranza, superando le divisioni fra guelfi e ghibellini, bianchi e neri, nei momenti più difficili delle emergenze, con il nostro carattere, l'arguzia, l'ironia. Difficile è anche questo 17 marzo. Nel mondo cambiato dalla pandemia, dall'emergenza sanitaria a quella sociale ed economica, ma è proprio per questo che la Toscana c'è, ci vuole essere per l'Italia. Come l'11 di marzo del 1860, furono allora 366.571, il 94% dei toscani, a votare sì per l'Unità d'Italia, insieme con coraggio, speranza, convinti che la nostra terra stimola la bellezza, perché questo ci insegna la nostra storia, ci parla il nostro futuro. 160 anni dopo l'anniversario della sua fondazione, noi diciamo ancora con passione, con convinzione, dalla Toscana, viva l'Italia!